Buongiorno dai luoghi di più turismo, quest'oggi ci troviamo allo Schladming Hotel della catena Falkenstein. Siamo stati invitati dalla direzione, ospiti qui a testare la struttura alberghiera per qualche giorno e siamo venuti a vedere sia come funziona la struttura, sia come funziona il sistema turistico locale e come funziona, diciamo, l'esperienza di chi viene qui a passarsi sia un lungo weekend che una settimana. Abbiamo trovato un albergo veramente straben organizzato, dal primo momento ci hanno dato tutte le informazioni per accedere alle più importanti attività che si potevano fare nei dintorni. Sono dotati di un sistema di green card, di carta vacanze sostanzialmente, che permette al turista che si ferma qua più notti di accedere gratuitamente a tutta una serie di parchi, di servizi, invitandolo così ad esempio a spostarsi durante il giorno, raggiungere l'alta montagna e visitare le valli. L'albergo è dotato di ogni comfort, ha delle camere molto spaziose e belle, grandi televisori, bagni più che generosi. Soprattutto ha una spa molto bella con varie piscine interne e esterne. Si può godere della spa anche mentre piove, anche se fuori nevica c'è molto tempo perché è acqua calda. Acqua termale assolutamente naturale. La spa è bella e piacevole ed è accompagnata da un ottimo ristorante con una cucina molto ricercata e piacevole. Un posto sicuramente di alto livello, piacevole e all'interno di un ambiente stupendo fatto di piste da sci, di impianti di risalita, di strutture sportive e di enormi centri di intrattenimento per i bambini con giochi, con piste, con le macchinine sui binari, con un sacco di attività che normalmente in Italia si trovano su spazi molto più ampi. Qui sono concentrati nell'arco di mezz'ora dalla distanza dell'albergo. Un albergo in cui torneremo sicuramente, soprattutto probabilmente continueremo ad andare a vedere anche le altre strutture di eccellenza di questa catena, che ringraziamo per la fantastica esperienza. Vi salutiamo dall'Austria e ci vediamo alla prossima puntata dei Luoghi di più turismo. Buongiorno, ci troviamo nel piano inferiore della Spa Goccia d'Oro per Hotel Pelini. E qui vediamo un po' le zone umide, le zone relax. Questa è una relax narciso dove c'è anche un ruscello dove si sente proprio il rumore dell'acqua con l'acqua natura, con la luce naturale. È un relax bio di coppia, tutto il resto è singolo. È una zona un po' più fresca, come se fossimo in un ambiente esterno, perché dopo la sauna va molto bene rilassarsi in una zona un po' più fresca, non al caldo subito. Qui ci sono delle docce dove si può azionare la temperatura desiderata, colorate. Poi c'è la sauna, questa è la sauna più calda, la Baita Margherita, questa ha 80 gradi e non ha umidità, è costruita tutto con un legno antico. Mentre ci troviamo adesso in un relax con lettini ad acqua calda, molto rilassante, con delle pareti di sale himalayano, respirare. L'aria che forma una zona salina fa molto bene, molto. Invece una biosauna arnica, molto meno calda rispetto alla precedente, ha un 60 gradi e un 30% di umidità. Non dimentichiamo la grotta di Canile, dove c'è del ghiaccio tritato e si forma da sopra una nebbia fredda, una nebbia d'acqua fredda. Qui si ha il coraggio di entrare dopo la sauna. Per arrivare al bagno di vapore, meglio gentile, come si chiama in genere, il bagno turco, con doppia cabina.
focus di oggi è sulla nostra faccia. Le espressioni del viso e le abitudini che abbiamo nelle nostre espressioni incidono tantissimo sulla postura, incidono anche sulle nostre emozioni, sul nostro stato mentale. Oggi ti propongo un gioco di visualizzazione proprio sul viso. Ti chiedo di chiudere gli occhi così come sei, seduto, in piedi, sdraiato, mettiti comodo come preferisci. E inizia a sentire com'è il tuo viso in questo momento. Nota come senti la pelle del viso, ad esempio la pelle della fronte, se senti che hai la fronte corrugata, la pelle intorno agli occhi, se hai un po' in tensione, la pelle delle guance e anche la pelle intorno alla bocca. Come sono le tue labbra in questo momento? Serrate, morbide, la pelle intorno alle labbra. E com'è la lingua? Dov'è? In quali punti la senti? E anche i denti. Sono chiusi? Sono aperti? C'è spazio tra i denti? E il tuo respiro? Nota com'è in questo momento. E sempre a occhi chiusi, immagina che gli angoli delle labbra inizino ad alzarsi, andare in su. Lo stai immaginando? E senti che le labbra si ammorbidiscono, si aprono, la bocca si sta socchiudendo. E inizia a esserci più spazio tra i denti. Immagina questa bocca che si allarga sempre di più. E poi immagini anche che gli occhi si allarghino. I tuoi occhi diventano sempre più grandi. E tutto il viso si espande. La tua faccia diventa sempre più grande. Senti che i denti hanno spazio e la lingua può riposare, trovare la sua posizione all'interno della bocca senza che tu faccia nulla. E senti nel frattempo com'è il respiro. Stai solo visualizzando, ma di fatto per il cervello lo stai facendo. E poi apri gli occhi. Senti ora com'è la tua faccia, come la percepisci. Com'è la tua pelle, come sono i tuoi occhi, la tua bocca. Il tuo respiro. È molto importante lavorare sulla faccia per poter avere delle ottime conseguenze su tutta la postura, sull'atteggiamento mentale, sulle nostre emozioni e, diciamo, anche per un piccolo lifting naturale. Ciao e buona giornata! Sei presente su Google Plus e gestisci la tua azienda? Sei presente su TripAdvisor e gestisci la tua scheda? Sei geolocalizzato in maniera corretta su Facebook e hai una corretta presenza? Sono tutte piccole parti di una visione strategica generale che è il modo in cui l'azienda si presenta sui social. Abbiamo un servizio che Turismo offre agli iscritti e alle aziende presenti con tutti i locali social evidenziati di analizzare, capire quanto siano ben posizionate, ben gestite queste cose, revisionarle e rimetterle in mano al gestore in maniera organizzata e strutturata. Se non sei sicuro del tuo processo di gestione, contatta la nostra redazione. Buona giornata.